Venditalia 2024 continua. Ci troviamo allo stand FAS International SPA e siamo in compagnia di Francesco Cantini, il direttore generale dell'azienda. Francesco, è un gran piacere accoglierti per la prima volta sugli schermi di BenninTV.it. Grazie mille Fabio, benvenuto nello stand di FAS e pronto a raccontarti quello che presentiamo in questa edizione. Siamo qui proprio per questo, caro Francesco, stiamo cercando di documentare attraverso le tantissime interviste che stiamo realizzando nel corso della 4 giorni milanesi qui a Venditalia 2024 quante novità presentano ogni player, e posso garantirti che le novità in questa edizione sono davvero tantissime. Voi nel frattempo avete annunciato tante belle cose, tra l'altro l'intelligenza artificiale che entra in modo ufficiale nel vending anche attraverso FAS International. Assolutamente sì. Allora, FAS International in questa edizione rimette al centro della focus in maniera molto importante il consumatore, la famosa customer experience. Lo fa prendendo diciamo, intanto il punto centrale che tu hai già citato, l'intelligenza artificiale, che ci offre oggi un'opportunità enorme di appunto migliorare ed espandere la customer experience nella direzione di un servizio sempre più orientato a valorizzare il prodotto dei nostri partner clienti. Questo, diciamo, viene attraverso una partnership strategica con un'azienda che si chiama Alturas e tra l'altro è una tecnologia estremamente nuova, perché è stata sviluppata e messa, come dire, a terra nel primo trimestre del 2024. Quindi esempio veramente di riuscire velocemente a capitalizzare su ovviamente una tecnologia che si evolve molto rapidamente, scaricarla o, per meglio dire, diciamo, rendere azionabile in tempi molto stretti. Ti descrivo, partendo proprio da questa tecnologia, che cosa fa. Sostanzialmente riesce a riconoscere attraverso la visual recognition, quindi riconosce l'assortimento del distributore attraverso una fotografia, crea anche immediatamente una verifica rispetto all'assortimento del planogramma e evidenzia appunto all'operatore le differenze. Domanda ovviamente se è un errore e quindi si intende correggerlo, piuttosto che confermare magari la possibilità di un caricamento dinamico più in linea con le esigenze di quella particolare locazione. Magari a bordo macchina c'è la richiesta del cliente, che dice, del consumatore finale appunto, che dice: ma io preferisco uno snack salato piuttosto che lo snack alla cioccolata. L'operatore crea questa, come dire, modifica e la rende, diciamo, la può implementare in tempo reale, perché viene poi recepita immediatamente dal gestionale. Ulteriore novità è che si può anche variare il prezzo, quindi, come si dice, retrofittandolo, appunto sempre nel gestionale, quindi è assolutamente, noi riteniamo, un po' il futuro della gestione di un assortimento, così come delle varie linee prezzo. Ma non finisce qui, avete presentato anche tantissime novità in relazione ai vostri modelli e ai concept. Assolutamente sì, per quanto riguarda il mondo del freddo presentiamo sostanzialmente tre importanti innovazioni. La prima è quella della 12 selezioni, che portiamo coerentemente anche con l'impegno alla sostenibilità che l'azienda ha assunto, in versione cashless. Entrambe le versioni sono una che chiamiamo cashback, quindi con pagamenti digitali, e l'altra è una slave, sostanzialmente una full view, 12 selezioni, quindi tra l'altro con un'efficienza anche dimensionale importante. Passiamo anche da un punto di vista, sempre sul freddo, di efficientamento energetico, e quindi una classe B snack e una classe C sulla Excellence, che è la nostra versione, diciamo, di punta, che era precedentemente in classe D. Quindi oggi offriamo anche queste due opzioni, queste due diciamo, varianti ai nostri clienti. Passiamo a ulteriori novità nel mondo
della, chiamiamolo dell'extra vending o comunque della ristorazione collettiva, dove il nostro sistema Food 24 si evolve ulteriormente, sempre appunto con il consumatore nel focus, con la possibilità, un'area che noi chiamiamo delivery, solution delivery, anche con la possibilità di avere il prelievo non solo con la classica macchina a dischi, ma anche con un locker con 8 scomparti che sostanzialmente ovviamente il consumatore non determinerà dove ritirare il prodotto, ma il locker permette anche il ritiro, l'ordinazione e il ritiro di prodotti più voluminosi. Insomma, che questo è il frutto di tanto lavoro realizzato negli ultimi 24 mesi a distanza appunto dalla precedente edizione di Venditalia, dove eravate già diventati protagonisti per le altrettante novità presentate in quella occasione. Francesco, tu sei qui ormai quasi da un anno, poco meno di un anno. Qual è la tua sensazione in relazione a quello che è il futuro del vending in un minuto? Guarda, sì, sono poco più di un anno, sono molto molto motivato e appassionato da questo settore. Ovviamente ho lavorato lato gestione, sulla parte produzione e soprattutto innovazione tecnologica, sono veramente entusiasta. Credo che ci siano tantissime opportunità insieme a tutti i nostri partner di migliorare sempre di più l'esperienza dei nostri consumatori finali e in questo ovviamente mettere a disposizione dei nostri clienti e degli operatori del settore delle opportunità di efficientamento e quindi anche togliere costi dal sistema, che ovviamente renderanno sempre più importante il settore, sempre più rilevante. E allora, prima di lasciarti a tutte le persone che ti stanno attendendo, in parte alle nostre spalle, in parte alle spalle della nostra camera da presa, ti chiedo qual è l'indirizzo email a cui poter scrivere per entrare in contatto con voi. Allora, info@fast.it, indirizzateci le richieste, ovviamente poi noi cercheremo nel più breve tempo possibile di coinvolgervi e siamo a disposizione per tutto quello che vorrete sapere di più di quello che ci siamo raccontati. Francesco, grazie e buon lavoro, tante sono le persone che ti attendono, vai, puoi andare. Grazie mille Fabio, a presto e alla prossima, saluti.